Buonasera e benvenuti nella stanza di Ippocrate. Questa sera parleremo della tosse e lo faremo con un ospite d'eccezione, il dottor Rosario Oliveri, che è direttore di pneumologia al Garibaldi di Catania. La tosse non è una vera e propria malattia, ma un sintomo, un meccanismo fisiologico attraverso il quale vengono ostruite le vie respiratorie. Quindi con la tosse tende in qualche modo, come dire, di liberare queste vie respiratorie ostruite. Vengono classificate quattro tipi di tosse: la tosse acuta, la tosse cronica, la tosse grassa e la tosse secca. La tosse acuta è quella che, come dire, dura normalmente meno di un mese. Quella cronica dura più di un mese. Poi abbiamo la tosse grassa, è quando c'è catarro, quella secca quando non c'è secrezione. Non so se ho sbagliato troppe cose. Una definizione, se ho sbagliato troppe cose. L'altra cosa che volevo dire, sempre con riferimento alla tosse, è che questo sintomo spesso viene minimizzato. Si ritiene da parte di chi naturalmente ha il sintomo che sia una cosa passeggera e quindi non si presta spesso l'attenzione che si dovrebbe prestare. E allora io con il dottor Rosario Oliveri vorrei partire appunto da queste questioni. Naturalmente il dottor Oliveri può modificare la presentazione che io ho fatto, perché sicuramente qualche strafalcione l'avrò fatto di sicuro. Allora, la prima domanda che le vorrei fare è questa: quando si manifesta la tosse, di solito la tosse viene collegata, no, come causa, che all'arrivo dell'inverno, quindi il raffreddore, la bronchite, la polmonite, cioè malattie tipiche del freddo, ma spesso può essere associata anche a cose più gravi. Quando ci si deve preoccupare della tosse? Una tosse che dura per tanto tempo, da tanto tempo, soprattutto una tosse che è presente durante il giorno, durante la notte, quindi che non ha un meccanismo scatenante conosciuto o un meccanismo scatenante che possiamo individuare e quindi rimuovere, deve cominciare a farci pensare e magari portarci dal medico e farci magari fare attenzionare questo sintomo. Ha detto bene, lei è un sintomo che copre una grandissima parte delle malattie respiratorie, ma non solo delle malattie respiratorie. È uno dei sintomi più comuni, uno dei sintomi che porta più frequentemente il paziente allo studio del medico di medicina generale e copre sicuramente una ampia finestra di patologie, dalle più banali alle più importanti. Possiamo pensare ad esempio che esiste una tosse irritativa di tipo nervoso, esiste una tosse legata a problemi di tipo gastroenterico come il reflusso gastroesofageo, una delle cause, diciamo, più frequenti di tosse cronica stizzosa. E la tosse può essere legata alla scolo di secrezioni retronasali e quindi non essere evidente una causa, ma è presente come sintomo in quanto la sensazione soggettiva è quella di fastidio retronasale, fastidio alla gola, come una sensazione di dover espellere qualcosa. E si arriva fino alla tosse come sintomo anche del tumore polmonare. Quanto ci si deve preoccupare seriamente? Allora, la cosa importante da considerare è non soltanto la frequenza della tosse, la durata della tosse, oltre 3 mesi, in un soggetto che non è un noto broncopatico cronico, può
potrebbe essere un sintomo da attenzionare se la tosse si associa a secrezioni di particolare diciamo, importanza, quale può essere l'emissione di sangue nell'escreato. Quello è uno dei segni da tenere in considerazione maggiore, perché potrebbe sottendere a qualche patologia molto più seria e grave di quelle comuni o banali che possono essere alla base della tosse. Ci sono delle cure specifiche per combattere diciamo, questo sindomo? Essendo un sintomo, la cura è la cura per la patologia che lo porta. C'è da dire che nella maggior parte dei casi alla diagnosi di tosse da puntini puntini si arriva attraverso un trattamento specifico. In base, quindi dipende dal tipo di tosse. Dipende dal tipo di tosse, dipende dal sospetto della causa scatenante, che potrebbe essere ad esempio anche un farmaco, perché è molto frequente la possibilità che dei farmaci che si utilizzano per la pressione alta possano portare come effetto collaterale una tosse cronica, stizzosa, che perdura per tanto tempo, una tosse che non si associa a nessun altro sintomo, perché dalla visita non c'è nulla, negli esami non c'è nulla, quindi tutti questi fattori, una specie di puzzle che deve essere composto, poi alla fine può portare ad un sospetto diagnostico. Il sospetto diagnostico porta al trattamento di quella eventuale patologia o di quel disturbo, e da quello si arriva alla cura della tosse. Il semplice e banale sedativo della tosse può essere utile nelle tossi acute, come diceva lei, cioè la tosse che è legata a una perfrigerazione, a un raffreddore, a un colpo d'aria, un mal di gola, eccetera. Allora, in quel caso può essere utile come diciamo, per cercare di frenare la tosse, soprattutto se costituisce il vero e proprio disturbo, perché non consente di dormire, perché porta irritazione e bruciore al petto, eccetera. Allora in quel caso può essere utile un sedativo della tosse. Negli altri casi non è opportuno, perché la tosse è un meccanismo di difesa e come tale il frenarlo potrebbe non essere una buona idea. E spesso i genitori, in particolare le mamme, quando hanno bambini troppo piccoli, il primo segno, diciamo, di tosse, si preoccupano, e si preoccupano molto. Quando debbono preoccuparsi e rivolgersi al medico? Anche lì, nel caso in cui la tosse sia associata ad altre manifestazioni, perché ad esempio nei bambini e nei giovani adolescenti la tosse potrebbe essere un segno di ostruzione bronchiale, quella che noi in gergo chiamiamo tosse variante asma, cioè l'unico sintomo più eclatante di una situazione sottostante di ostruzione bronchiale, che potrebbe anche essere importante da considerare, potrebbe essere su base allergica, potrebbe essere su base costituzionale. Quindi in quel caso, nel caso in cui la tosse sia una tosse abbaiante, spesso associata anche a sintomi di difficoltà respiratorie, allora quello è il momento in cui è importante andare a consultare il medico. A meno che non ci sia, diciamo, associata alla tosse una febbre molto elevata, allora in quel caso potrebbe essere facilmente nei bambini un momento perfrigerativo, una forma influenzale, perinfluenzale, una sindrome da raffreddamento. Allora in quel caso magari un paio di giorni di cautela e poi dopo ci si contatta con il pediatra. Ci sono, come dire, dei modi per prevenire la tosse? Bisogna vedere da che cosa la tosse è scatenata, cioè poc'anzi lei diceva: io non avrei dovuto prendere il caffè, ho questa tosse. La prevenzione, nel caso in cui una persona soffre di reflusso gastrico, potrebbe essere una modifica di tipo alimentare, cioè evitare caffè, evitare determinati tipi di abitudini alimentari, come mangiare in una particolare maniera e poi magari coricarsi subito dopo. Alcune norme di igiene alimentare nel caso della tosse da reflusso possono essere utili. Se una persona ha una tendenza ad avere infezioni delle vie aeree alte, allora può essere utile nel periodo precedente alle manifestazioni, diciamo, stagionali di raffreddamento, utilizzare anche dei prodotti che stimolino il sistema immunitario, in modo da cercare di dare una prevenzione e una difesa maggiore alle tonsille, se le tonsille sono particolarmente deboli, o alle prime vie aeree, se sono soggette a sovrainfezioni molto frequenti. Dottore Oliveri, ci sono dei rimedi naturali per combattere la tosse? Ma per quanto riguarda le tossi banali da raffreddamento, è chiaro che i rimedi naturali della nonna sono quelli preferibili, perché meno si ricorre ai farmaci meglio è. In effetti una bevanda calda, il limone, il miele sono dei rimedi che possono essere anche adeguati. Se le motivazioni
della tosse sono differenti ed è un sintomo che è collegabile a una patologia più grave, è chiaro che il rimedio della nonna non può funzionare. L'antibiotico è utile per combattere la tosse? L'antibiotico si deve utilizzare soltanto se ci sono delle infezioni acclarate. Se la tosse è collegata ad un fatto infettivo, bronchitico, broncopolmonitico o anche delle prime vie aeree, un'infezione della gola, e allora in quel caso il medico che lo prescrive ed è opportuno prenderlo. Non è mai consigliabile utilizzarlo come automedicazione, perché la semplice presenza della tosse non può necessariamente essere collegabile ad un fatto infettivo, quindi l'antibiotico può essere non solo non utile ma addirittura dannoso. Abbiamo quasi esaurito il nostro tempo, lei ha un minuto e mezzo, se vuole aggiungere qualcosa io non le faccio più nessuna domanda, naturalmente lo ringrazio per aver accettato il nostro invito e le do l'ultima parola, dica lei quello che ritiene che possa essere utile per le persone che ci vedono e ci ascoltano. La cosa più importante è non banalizzare mai nulla. Il sintomo tosse è un sintomo importante, soprattutto se è un sintomo che perdura da tanto tempo e se è un qualcosa di nuovo nella nostra vita. Sicuramente considerarlo in maniera adeguata, farlo presente al proprio medico di fiducia, può costituire un primo passettino per cercare di riuscire a carpire anche una patologia importante, quindi non banalizziamo mai nulla del nostro corpo. Grazie dottor Oliveri per aver accettato il nostro invito, grazie a voi, buona serata a tutti.